Dico, ci si riprende lavorando, non possiamo cambiare il corso degli eventi di questa partita. Ormai questa partita fa parte del passato. Capisco la grande amarezza soprattutto dei miei giocatori, della società, del sottoscritto, che lavoriamo tutta la settimana con grande passione, con grande attenzione a particolari e, permettetemi, anche con grande competenza. E quindi chiaramente quando ci sono queste situazioni, queste mazzate qua, diventa dura ricompattare il gruppo, ma dobbiamo farlo perché mancano ancora tante partite. Se oggi c'era una squadra che doveva vincere era la Salernitana. Quello che non mi è piaciuto della squadra è il primo tempo. Il primo tempo ho visto una squadra impaurita, la mia, lunga, che ha sentito troppo la tensione, troppo il problema di dover vincere questa partita a tutti i costi. Noi purtroppo dobbiamo vincere delle partite perché per rimontare dobbiamo vincere. Dispiace perché oggi era vinta con un minimo di attenzione in più. Mi è sembrato che dopo che abbiamo subito il gol, dopo ci siamo un po' sciolti, abbiamo cominciato a girare palla un po' sugli esterni, abbiamo creato, sicuramente abbiamo giocato meglio che fino al vantaggio dell'Entella. Poi dopo, come avete visto nel finale, ragazzi, una squadra esperta come la nostra deve saper gestire palla, basta tenere palla. Invece ho visto un pizzico di egoismo, siamo andati al tiro in situazioni che potevamo evitare, bastava tenere palla e a quest'ora stavamo qui a parlare con due punti in più in classifica e con un'altra prospettiva. Voi avreste parlato di una grande partita, di un'ottima partita, di una vittoria meritata, invece adesso c'è sconforto in tutto l'ambiente. Beh, la classifica sicuramente è difficile, quindi questi due punti in più, andavamo a 29, ci agganciavamo al gruppo, potevamo, diciamo, andare a Cesena, che è una gara difficilissima, perché Cesena in casa sappiamo ha fatto grandissimi risultati. Andavamo a Cesena con uno spirito, diciamo, cioè no, con più tranquillità, e magari nella tranquillità ci si esprime meglio. Invece chiaramente adesso, insomma, questa sconfitta va metabolizzata. In un ambiente come questo non è facile, perché voi... Prego? Questo pareggio. Siccome questo pareggio la sento come quasi come una sconfitta, capito? Quindi ho avuto questo lapsus.